se no ce l'ho comprato. Eccoci alla seconda serata che stiamo per festeggiare nel ritiro. È la chiusura dell'estate, ma non è sicuramente la chiusura dei festeggiamenti, perché noi abbiamo intenzione ancora di continuarli. Ecco la signora Yolanda alle prese dell'amministrazione della Vaste Cicere, delle Lagane e Ceci. Cara signora, quanto ne ha buttato giù? 2 chili. 2 chili. I signori si servono e noi nel frattempo facciamo la carrellata di tutte le pietanze preparate per questa sera. Qua vediamo la pasta con le melanzane alla siciliana, i fusilli fatti in casa al forno e così anche la pasta imbottita di fusilli fatti in casa. Abbiamo gli spaghetti al pomodoro, dell'altra pasta al forno, dei rigatoni, degli spaghetti al forno. E qui una mantecata di riso alla cinese, della polenta farcita al pomodoro, dei pomodori ripieni di riso, della trippa con fagioli con la corona di riso, la torta di riso, il pollo con le patate al forno, i pomodori ripieni e i peperoni ripieni, ecco ancora qua dei pomodori ripieni, dei peperoni ripieni, ancora del riso alla cinese e delle melanzane ripiene. C'è una parmigiana di melanzane, delle melanzane a portafoglio, una frittura di patate, cipolla credo, poi qua c'è della rapa con salsiccia, la classica calabrese. Ancora qua una parmigiana di melanzane e queste le classiche pitulille di melanzane. E qua è la volta delle frittate. C'è la frittata col prosciutto, la frittata di peperoni, il polpettone ripieno, delle polpette qua di carne e di patate e le varie insalate. Ci sono le insalate di riso, le insalate di riso con i gamberetti, i pomodori in insalata e poi qua i vari contorni ed insalate di melanzane, le melanzane sotto aceto e qua ancora vediamo. Mamma, voglio un po' di questo.
Sono un po' venuti. Non c'è tu che le castelle. Thank you.
stasera il parroco di Rende, Don Domenico Osturino, ogni tanto si fa godere, perché c'è troppo impegno, per cui non sta mai tra i suoi parrocchiani, i suoi congregati. Comunque questa sera è con noi, lo dobbiamo ringraziare. Don Domenico, cosa ci dice? Prima di tutto non è che sono assente, vivo in mezzo ai ragazzi, i ragazzi vengono con me, andiamo in giro. Per stasera è una magnifica iniziativa, premia la buona volontà, premia se vogliamo anche il coraggio per andare controcorrente, perché c'è chi dichiara Rende Centro un paese amorfo, un paese privo di attività, e questa è la risposta a chi accusa Rende Centro di essere un paese di amorfi, di apatici. Ci accusano, ma non è vero. Faccio soltanto una cosa, io applaudo quelli che hanno creato questa bellissima serata, auguro questa buona volontà, questa sincronia di energie per migliorare sì il paese, sì il rione, ma sì anche, se vogliamo, le nostre attività religiose, perché no? Grazie. Cristiani, no? Grazie. Abbiamo anche con noi il dottore Bartucci. Il dottore Bartucci, lei mi sembra era assente l'altra volta. Ero assente giustificato perché mi trovavo impossibilitato a partecipare, ma questa è una festa ben riuscita, la piazzetta si presta molto, la gente è molto ospitale e speriamo di rivederci quanto prima in altre occasioni così gioiose e così allegre, in compagnia di Pasquale soprattutto. Sì, bravo. Grazie. Ferma dopo. Signor Liborio, buonasera. Ci troviamo di nuovo per la seconda volta in questa piazzetta che, fra altre cose, è molto carina, addobbata bene. Dimmi un po', adesso che impressione ne ha? Cioè, questa seconda volta, che cosa vi ha dato? Quale sprone è stato a farvi fare questo? Questa è la seconda edizione della festività del Rione del Ritiro. È una manifestazione che è bellissima e dovrebbe essere ripetersi ogni anno e speriamo che si ripeterà sempre. Questa è una manifestazione che è spontanea e libera. Dietro questa assemblea che c'è riunita qui al Ritiro non c'è la mano viscida né di politica né di raccomandazione, non c'è prosciutto, sorpassate e capicollo. Questa è una cosa libera che la fa il popolo e non c'è politica mischiata in questa cosa. Bisognerebbe sempre farle una volta ogni stagione, in primavera, estate, autunno, sempre. Signor Libo, ma lei che cosa ha preparato per questa tavola? Niente, abbiamo preparato un piatto alla cinese, abbiamo fatto un po' di pollo con risotto al curry indiano che è piaciuto moltissimo, non è rimasto niente nei piatti. Grazie, dopo la intervisteremo di nuovo più tardi. Forse è la prima volta che ti trovi in effetti a questa manifestazione, sì, cosa ne pensi? E per te, insomma, in effetti che cosa ci sarebbe da migliorare in questa manifestazione qua? La manifestazione è da incoraggiare sicuramente, è ottima come iniziativa, ma io sono ospite di Marcello, mi ha invitato Marcello, al quale sono legato da moltissimo tempo e gli voglio tanto bene. Ma a Marcello lo vogliamo bene tutti, questa è una cosa in comune. La festa in per sé esprime qualcosa di irreale veramente, perché è difficile trovare oggi, specialmente nei paesi, gente che si possa, diciamo, avvicinare così, accomunare, diciamo, credo che ci sia gente che appartiene con questa fantasia a diversi ceti sociali. Questo sì, è vero. Io non conosco, no, no, è vero. Non conosco i partecipanti a questa festa, ma credo che sia un punto molto positivo proprio da questo lato. Tonino, grazie. Io ti chiamo Tonino perché sei un amico di Marcello, sei un amico pure mio. Grazie.
Buonasera, buonasera. Lei è il dottor Savona? Piacere, Franco Morcavallo. Senta, cosa ne pensa di questa festa che stiamo facendo? Quasi è la seconda edizione che la stiamo facendo. Prego. Non lo so. Ma lei è stato invitato da qualcuno? Sì, sono stato invitato da Adelina Lo Celso. Ah, dalla nostra cara Adelina, ho capito. Lei è quella che prepara i piatti più buoni. Ma non lo so, credo che siano difesi tutti molto bene. Sì. E la signora? Signora, e lei cosa ne pensa? La signora sta gustando, sta gustando. Allora vuol dire che non la disturbiamo più, cioè andiamo perché così può mangiare. Arrivederci. Aspetta, aspetta. Adele, dimmi tu un po', insomma, questi amici tuoi, che in effetti il dottor Savoni io lo conosco per nome, e tu li hai invitati, ma che cosa gli hai detto che li facevi trovare? Insomma, tutta questa roba qua. Buona, tutta fammi roba sentire, buona. Fammi sentire. Tutta roba buona. Sì, ma fammi sentire tu. Come, insomma, fammi sentire qualcosa di tuo, dai. Perché tu gli fai parlare, no? Ad Aldo l'hai distrutto, dove l'hai mandato? Alla febbre a 38. Perché alla febbre a 38 Aldo? Che cosa gli hai fatto di male? L'ha ammazzato. L'ha ucciso. Grazie. Maresciallo, Cesarino, un nome, una garanzia di rende, un caro amico. Cesare, cosa ne pensi di questa festa? Questa è una festa meravigliosa. Voglio fare una premessa, io non sono né un nome e né una garanzia, sono un cittadino del centro storico, ho molti amici, ritengo di essere ritenuto un amico. Per ciò che riguarda la festa, è carina e bellissima, anzi no, credevo che non c'erano... C'è più gente della volta scorsa, è stata meglio organizzata della volta scorsa. Però devo dire una cosa, si deve fare una volta l'anno. Le cose per riuscire bene si devono fare una volta l'anno. Siamo tra amici, ci stiamo divertendo, va tutto bene. Ci sono stati dei piatti squisiti, fatti per bene e in abbondanza. Grazie. Cesare, lo sai per quale motivo io ti ho detto un nome e una garanzia? Perché quando ci sei tu, noi siamo contenti. Quando non ci sei tu, noi siamo scontenti. Ecco per quale motivo. Io vi ringrazio che mi volete bene. Vi bacio a tutti. Cesarino, bacio a tutti. Invece c'è l'amico Giancarlo. L'amico Giancarlo vorrebbe dire che l'amico Giancarlo, non gli chiediamo le stesse cose dell'altra volta, cioè che ne pensi della festa, ma l'amico Giancarlo gli diciamo: Giancà, perché non li facciamo, non li proponiamo queste cose anche a carattere politico e li facciamo a Rende più spesso anche in altre zone di Rende? Vedi che Giancà, al di là del fatto che l'altra volta non sono stato intervistato, però io credo che la politica in tutto questo non debba centrare proprio per niente. Io non dicevo a livello politico, dicevo a livello, hai capito, di fare delle feste rionali, di interessarci anche come comune. Ma come comune, guarda, nel momento in cui il comune deve entrare in questi problemi è una questione politica. Io invece dico che comunque è un fatto positivo. Nient'altro, perché è già una ripetizione che è stata fatta a giugno, mi pare. Ma positivo sempre gestito da noi, Gianca. Sì, ma così deve continuare, a mio parere. Nel momento in cui un qualche ente pubblico venisse ad entrare in un problema del genere, il tutto verrebbe a cadere. Questo è un mio parere che da sempre porto avanti. È un tuo parere. Poi di altro no. Gianca, invece di questa festa cosa ne pensi? La festa è eccezionale. A parte il fatto che c'è qualcuno che potrebbe anche non venire perché è di troppo. Ma è inutile fare dei nomi, però sinceramente potremmo evitarlo. Cenga, io al posto tuo li farei i nomi, perché sennò qualcun altro si potrebbe offendere. Il Monte, per esempio, è un di più. È un di più. È un di più. La moglie merita molto di più, ma lui non molto, guarda, sinceramente. Allora adesso intervistiamo a Franco Belmonte, vediamo cosa dice. Scusa, certamente Belmonte a questo punto non può dire altro che sparlare di me. No, non credo, mo vediamo. Franco Belmonte è un nostro carissimo amico, fra altre cose, viene spesso, viene specialmente quando ci sono le feste.
Franco, dimmi una cosa, tu cosa ne pensi di questa festa e cosa ne pensi di quella persona che poco fa ha parlato male di te, in effetti? Ecco, ma in che termini, perché io non sono uno che non accetta il confronto. Ah. Non accetto il confronto, dici che tu non sei desiderato qui in questa festa, tra tua moglie sì, ma tu no. Mi fanno segno dall'altra parte che dovrei appiattire un pochettino i capelli perché c'ho una... Ecco, quello che avrei da dire io è questo. Penso di essere abbastanza... Ti stanno appiattendo i capelli, il motivo? Vi chiedo scusa un attimo. Scusate, ispettore, un attimo. Ecco, il nostro amico Tenuta, adesso vediamo cosa ci dice. Stanno facendo di tutto per farti parlare, ma il motivo qual è? Che vogliono sapere questi amici? Tu sai bene che io già l'anno scorso ho parlato al microfono, per cui non ho nessuna difficoltà. E allora dimmi una cosa, perché ti vogliono far parlare a forza? Dicono prima a Coso, là a Franco, poi a te, il motivo qual è? Si vogliono divertire, no, si vogliono divertire convinti che non sappia mettere due parole una dietro l'altra. Per carità, questa è una cosa che non credo proprio. Voglio soltanto sentirlo un po', anche al dottore Bartucci. Ma il dottore Bartucci aveva già parlato. Sì, aveva già parlato, adesso lo chiamiamo di nuovo. A Franco De Luca. Lo chiamiamo di nuovo, lo chiamiamo. Franco, ero... Vedete qua, no, dovete vedere. Al professore di matematica. Il professore di matematica, Franco De Luca, vedete qua. Vieni, mi marcia te. Sì. Franco, non disposto. Franco. Mi si sposta, Franco De Luca mi si sposta, non ho capito il motivo ma si sposta. Dottore, devo venire. Ecco, ancora vedi, ti sta insistendo, sta. Beh, facciamo una cosa allora. Diciamo il motivo perché lui non vuole venire. È un timido, chiaramente è un timido. Chiaramente è un timido. Allora vuol dire che non è che ci possiamo stare dietro, vuol dire che lo lasciamo stare. Vabbè, Cesarino forse vuol dire qualche altra cosa. Lo vedo che è entusiasta e vuole dire qualcosa. Franco De Luca secondo me sfugge all'intervistatore, questa impressione. E allora vuol dire che do il microfono a te così lo vai a intervistare tu. Ritengo che ci voglia una bella ragazza per Franco De Luca. Qualche personaggio più di una certa... Allora è una questione di sesso. No, è una questione di portata più che di sesso. Ma scusa, se è una ragazza vuol dire che cambia sesso, no? Non sesso caffè, sesso come sesso. Il sesso non esiste, è una questione di cultura. Il sesso è l'immagine secondaria. Una donna di buona cultura potrebbe intervistare secondo me Franco De Luca. Allora io non sono di buona cultura. Può darsi un po' indesiderato. Indesiderato da Franco De Luca? Può darsi. Adesso facciamo una cosa, allora ma lo mandiamo a intervistare per una ragazza, eh? Vediamo cosa fa. Ma c'è... Aperto? Un momento, prego. Un momento, prego. Grazie. Volevo domandarle cosa ne pensa di questa festa. Beh, è una cosa ben organizzata, è la seconda volta, speriamo che si riesca a fare altre volte. C'è qualcosa da migliorare oppure va bene così, secondo me? Sì, anche perché questo qua, in questo rione ci sono nato, quindi mi ci trovo benissimo a mio agio. Quindi considerazioni su questa festa? Buonissimo, ottime. Soltanto questo? Sì, solo questo. Vuole aiuto? No, va bene così, va bene. C'è poca luce. No, non è che continua. Continua. Sei un volto di fotoromanzo, sei un volto di fotoromanzo e tu puoi stare quando vuoi dietro la telecamera. Aspetta, vieni. Senti, Adela, dimmi un po', tu è la seconda volta che vieni a questa festa, è vero? No, non ci sei venuta l'altra volta. Non ci sembra, cosa ne pensi di questa festa? Ti dico solo questo così non ti faccio prolungare nella risposta. È bellissima, molto bella, organizzata bene. Si vede che c'è gente che si vuole bene. Meno male. Sì. E di questa tavolata invece? Ah, tutto buono, bellissimo, si è organizzato bene. Ora ci sono i dolci, andiamo a mangiare i dolci. Vabbè, allora ringraziamo Adele dello scherzo che abbiamo fatto prima con Franco. Grazie Adele, ciao. Senti, ci devi dire, che ne pensi di questa festa? Ci devi dire, secondo te come si deve rifare, quando la rifacciamo? Ci devi dire, aspetta, ci devi dire, e se per te questa festa si deve fare anche in altre zone di Rende,
E niente, più diciamo solo questo perché prima, la prima domanda la prima domanda qual era? Ti facciamo le domande. Cosa ne pensi in effetti di questa festa? Che poi sono sempre le stesse le domande, che poi girano. Secondo me è riuscita molto bene e va bene già com'è, dice, è ben organizzata. Lei si è alzata perché ha paura della telecamera. Quindi no, comunque è riuscita bene, una bella festa, una bella idea. E si dovrebbe fare anche in altre zone di Rende, tipo Via Virgilio, Giudecca, tutti questi posticini, perché è fatta bene, ci ritroviamo tutti gli amici. Ma tu la vorresti migliorare? Faresti qualcosa in più o no? Non lo so, in questo momento non lo so, se non ho idea. Comunque già fatta bene. Tutto. La stessa domanda le poniamo a Ruffigli di Pinuzzo. Vediamo un po' cosa ci dice. Bella, è una bella festa. Sì, vabbè, non essere troppo sintetico. Ti puoi hanno tutti paura della telecamera, chissà perché. Vabbè. Ok, grazie ragazzi. Ci troviamo per la seconda volta a questa bella festa, è vero? Allora, che l'altra volta siete stato molto, mi siete piaciuto quando avete fatto quel commento sulla festa, fatelo di nuovo perché mi piace sentire. Ripetermi non va bene. No, ripetervi, un commento sulla festa. Ora quello che dovrei dire, innanzitutto un apprezzamento a Mor Cavallo. A me? Perché vedo che si interessa veramente con compiacimento perché la cosa possa bene riuscire. La festa è riuscita e quindi plauso agli organizzatori. Mi augurerei che le altre contrade di Rende ci possano imitare se la cosa veramente è tendente ad instaurare un rapporto di amicizia. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie, grazie. Senti, qua c'è il nostro amico Giacomo. Per gli amici Giacomo Rondinella. Adesso ci canterà un piccolissimo brano perché ha detto che non si sente bene. Dai Giacomo. Due strofette. Grazie, grazie. Hai visto? Guarda, però la gente ti vuole, vedi? Certo, la signora si deve pettinare, vero Marcello? Signora, accomodatevi. Accomodatevi. Posso avere il piacere di conoscerla? Io mi chiamo Francesco Morcavallo, lei? Maria Mirandola. Maria Mirandola. Signora, mi dica una cosa, forse sarò un po' retorico perché faccio più o meno sempre le stesse domande, ma a una festa così non so che domande potrei fare se non queste. Come le sembra questa festa?
l'ospitalità, che in effetti sono cari, però per un'ospitalità loro si fanno a pezzi. Però l'ospitalità, ecco, di Marcello e di Maria qual è stata e com'è stata? E di queste persone, di queste fantastiche persone, che cosa ne pensa e come si potrebbe migliorare questa festa? Ma la festa... Beh, un po' grande, un po' lunga come domanda, adesso, adesso dovete parlare voi, dovete parlare assai. Ma io dico della festa che è riuscitissima, sono tutte delle persone squisite, ospitali, hanno preparato ottime pietanze di Marcello e Maria, non c'è bisogno di giudicarli stasera, li conosco da tempo, sono carissimi. Sono carissime, io con Maria addirittura diciamo che siamo sorelle, quindi detto questo, ho detto tutto. E di Marcello, di Marcello. Marcello altrettanto, anche Marcello lo conosco da tantissimo, quando eravamo giovani, è sempre la stessa impressione. Signor Ciri, venite il prossimo anno quando la rifacciamo? Senz'altro, senz'altro, mi auguro che le mie figlie siano più disponibili, di modo che... staremo più tranquille un pochino di più. Allora vuol dire che ve lo faremo sapere due o tre giorni prima? Anche lo stesso giorno, infatti oggi, stamattina l'ho saputo. Io l'ho saputo stasera. Quindi... Va bene, grazie, scusatemi, grazie, grazie. Vuoi amare America pure? Yeah. Yeah.